Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo. Oggi andrò ad assaggiare per voi qualcosa di veramente particolare. In realtà l'avete già visto dal titolo, ma comparirà molto magicamente tra le mie mani. Eccola qua, ho trovato finalmente la bottiglia della Burro Birra direttamente da Harry Potter. E appunto non è alcolica, non mi va di portare alcolici su questo canale perché non penso che sia molto family friendly, visto che mi seguono anche dei minorenni. Questa qui l'ho trovata a Trieste in un Adrian Market, dove hanno appunto anche altre cose particolari che vedrete nel corso del tempo. Quando l'ho vista ho detto non posso non portarla a casa, anche perché essendo fan di Harry Potter e giocando a Quidditch, devo per forza assaggiarla. Vi faccio vedere un pochino la bottiglia dall'esterno, partendo dal tappo eccetera. Appunto vedete che non è alcolica, è un pochino più grande delle bottiglie che troviamo qui, è 100% naturale tra l'altro, è gluten free. Vi faccio appunto vedere gli ingredienti e anche la tabella nutrizionale se doveste essere interessati. Quindi direi di andare ad aprire. Ci siamo. Ok, già dall'odore è davvero molto molto dolce, quindi adesso vediamo. Ok, me ne verso giusto un pochino, anche se ovviamente la bottiglia è trasparente, quindi vedete già il colore. E adesso assaggiamo. Beh, è effettivamente bella frizzante e anche super dolce e sa di vaniglia. Ve l'ho detto, non è alcolica, quindi è adatta a tutti, anche ai bambini. In realtà per me è un pochino troppo dolce, però appunto volevo assolutamente assaggiarla e ovviamente me la finirò. Io comunque ve la consiglio perché è buona, non fa schifo come altre cose che ho assaggiato. E ve la consiglio se magari volete fare una sorpresa o comunque un piccolo pensierino ad un amico o a qualcuno che conoscete che è super fan di Harry Potter. Quindi se riuscite a trovarla, io vi consiglio appunto di trovare negli Asian Market negozietti che vendono prodotti orientali, dove potreste riuscire a trovarla, insieme magari anche ad altre cose curiose che vedrete in futuro nei miei assaggiamo che appunto ho trovato in Asian Market. Quindi spero che questo video l'abbiate trovato interessante, se è così potete lasciare un like e condividerlo con i vostri amici. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale, se volete attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un video. Se l'avete assaggiata o se l'avete trovata anche al di fuori dei negozi che vi ho consigliato io, lasciate un commento qui sotto in modo tale da scambiarci qualche informazione. In descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi anche al di fuori dei video settimanali. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!